Un altro saluto per Suor Alfonsa per Storie di Donne, che riceve il premio Donna Inna, non è qui con noi. Fra poco cercheremo di collegarci con Ivana Costa. E adesso io desidero le donne del direttivo di Agorà, tutte qui, le donne del Club Service Amenol Mundi, tutte qui, perché c'è un cantante che vi deve dedicare delle canzoni. Venite qua. Venite, venite, e chiamo qui Giancarlo Guerrieri. Ma non solo alle signore della Agorà, ma anche alle signore che sono in sala servita, di carità, le dedico anche a voi. Allora, odio la retorica, per cui canto, e è inutile aggiungere parole che sono state dette e ridette e che tutti noi in fondo portiamo dentro e conosciamo molto bene. Questa canzone si intitola Tutte le donne del mondo che siete qua. Se questa notte qualunque diventasse qualcosa di più, basterebbe poco, sai, che ci fossi anche tu. Se questa strada di buchi e di sassi diventasse un tappeto per me, basterebbe poco, sai, che portasse da te. Amore mio, quanti occhi ci sfogliano e dopo all'inverno ci lasciano. Oh amore mio, tutte le donne del mondo io più le stringo e più abbraccio il vento. Senza di te su, basterebbe poco, sai, che ci fossi anche tu. Se questo enorme silenzio diventasse un'orchestra per me, basterebbe poco, sai, che parlassi di te. Amore mio, I'm
grazie. Adesso me ne faccio ascoltare un'altra, posso fare un'altra, Corrado? Sì? Corrado si è andato, ne faccio un'altra. Questa si intitola, questa è una delle mie prime canzoni incise, che poi è stata quella lì che mi ha dato la fortuna di poter continuare, di poter credere sia io che i miei primi discografici nel mio potenziale artistico. Questa canzone l'ha scritta un altro amico nostro, si chiama Vincenzo Spabinato, la canzone si intitola Apri gli occhi, Valentina. Chiudi gli occhi, Valentina, cambia il sole in luna piena, non aprire la finestra, niente gente, oggi è festa, puoi posarti su una mano, basta un soffio e vai lontano, con le ali alle capiglie, tra le otto meraviglie. Tu
Grazie, molto gentile. Adesso facciamo un'ultima cosa. Questa è una canzone che ha partecipato al premio Tempo qualche anno fa, che ho avuto il piacere di scrivere insieme a un grandissimo autore italiano. Quest'anno era a Sanremo con la canzone della Oxa, lui si chiama Caballà. La canzone si intitola L'uomo è pazzo ed è stato un umile ma sentito e sincero tentativo di scrivere una canzone sul femminicidio. E lì si viaggia veramente, con le canzoni si viaggia su un filo molto sottile, tornando alla retorica. Noi non volevamo essere retorici, io questa canzone l'ascolto assieme a voi, non la canto, mi metto assieme a voi, però vorrei che l'ascoltaste con molta attenzione e niente, è per voi, l'ho scritta per voi donne, per denunciare questo orribile crimine. Pensate un po' che fino a qualche anno fa nel vocabolario la parola femminicidio non esisteva, era una cosa vergognosa. L'uomo è pazzo, l'ascolto assieme a voi. Fate attenzione alle parole di questa canzone.
Nome e pezzo di Giancarlo Gabrieli, questo tributo alle donne. Facciamo un applauso a Giancarlo. Grazie Giancarlo. Facciamo un applauso a queste donne perché, oltre a essere nelle varie associazioni dei Templari, sono anche della Protezione Civile. A loro tutta la nostra stima. Grazie. Grazie. E allora, insieme.